Hola, ciao a tutti e bentornati anche in questo video in cui voglio mostrare tutti gli arretrati degli acquisti di Londra, quelli che non vi ho mostrato se avete visto nel video invece con le cose di Boots. Quindi adesso proseguo col misto degli altri negozi, non sono tantissime cose, ma almeno ho spezzato così. Poi io, sapete, sono sempre lento, questo ormai lo ripeto sempre, e cerco un po' di alternare magari i video, le poche tipologie che faccio, però appunto tra i vlog che piacciono o non piacciono, così cerco di avere un pochettino di alternanza. Adesso magari vi ho un po' tormentato con quelli, ma è perché ho comunque girato, viaggiato, stato fuori casa e quindi ho filmato quelli, e a disposizione i file sono quelli lì. Adesso con un po' di tempo appunto proseguo con queste cose. E quindi detto questo, parto subito a farvi vedere da Super Drag la prima incetta di cose che ho fatto. Tra l'altro adesso ho il sole qui nel mezzo che filtra nell'unico pezzo di tenda che non ho coperta. Spero che vada bene, perché devo farvi vedere delle cose con glitter, quindi vediamo se le cose quadrano. Quindi la prima cosa che vi faccio vedere sono queste salviettine della Olay, perché sapete che all'estero cambia il nome, la Oil of Olay, e diventa Olay. Adesso ve le faccio vedere meglio da vicino, e per farvi vedere l'incetta che abbiamo fatto, tutto grazie a Simona che ce l'ha fatta notare, perché erano in forte sconto, erano scontatissime a 2,48 pound, erano praticamente la seconda, il secondo pezzo era a metà prezzo. Niente, all'interno cosa c'è di queste scatolette? C'è un sacchettino così appunto leggerissimo, morbidissimo, di salvettine, sono ben 30, e adesso vi faccio vedere da vicino la differenza tra quelle sensitive, sono quelle verdi, quindi pelli delicate, così ovviamente, e queste qui sono quelle normali. In entrambi i casi appunto sono 30, queste qui sensitive, man mano adesso arriveremo alla faccenda ingredienti, sono, come posso dire, meno peggio, sono senza profumazione, senza dermatologicamente testate anche per gli occhi, senza sapone entrambe, e queste qua comunque appunto sono alleggerite in generale come ingredienti. Queste qua effettivamente sono un po' più corpose, un po' più ricche, non sono untuose, però si sente che sono forse intrise di qualcosa di più, una crema, un idratante in più. Comunque, a parte questo, vediamole come sono. All'interno appunto le 30 salviettine sono così, si aprono, sono in tessuto non tessuto, quindi se sentite proprio così, resistentissime, e quindi una specie di garza asciutta, non è, non lo so, non sembra neanche né intrisa né sporca di bagnata di niente, quindi non sporca nulla, totalmente asciutte, e appena le bagnate con l'acqua e così giusto le inumidite, le strizzate un po', si attivano e quindi schiumano, e parte la schiuma, quindi vi potete detergere semplicemente, non serve più nessun altro flacone, dosatore, non dovete più dosare nient'altro, quindi comodissime per il viaggio, anche perché come avete visto sono ultra leggere. Io adesso tra questi sacchettini dove metto i panni vari, microfibra, così un po' la zip, o quelli di Assia Medica, insomma, o lì dentro, oppure adesso ho trovato questo contenitore qua con i bottoni, delle cose da piscina, e quindi ne ho stipate un po' qui dentro, ho fatto vari sacchettini, e quindi comodissime per girare appunto, perché non pesano niente in qualsiasi bagaglio. E giusto per aggiungervi ancora qualcosa, appunto queste qua sensitive, guardando gli ingredienti, appunto non sono verdi in entrambi i casi, quindi se cercate la cosa naturale non vanno bene entrambe, hanno delle cose belle però delle altre abbastanza pessime. In quelle verdi ci sono PEG 14, ci sono i parabeni, metil, propilparaben, benzil alcol, c'è il BHT che dovrebbe essere eccessore di formaldeide, EDTA, c'è l'urea, tante cose che non vanno bene, però ci sono anche tocoferolo, quindi vitamina E, pantenolo, aloe, camomilla, vitis vinifera, ci sono cose buone. Nell'altro è peggio perché è una lista più lunga, ci sono gli stessi PEG ma sono PEG 100, valori più alti, e tante altre cose, petrolatum, ahimè, qui dentro, tutti i parabeni più altre cose, altri conservanti, potenzialmente irritanti,
Questo qui infatti non va a contatto con gli occhi, dice che se entra in contatto con gli occhi sciacquare con acqua. Quindi queste qua, insomma, ne ho preso solo un pacchetto giusto per provare. Però sono, insomma, carine, comode, le ho viste in video, fotografie di altre ragazze, so che appunto piacciono. E niente, comunque, visto lo sconto, ci proviamo. Poi, proseguiamo, se no mi incanto troppo su queste salviettine. Questo l'avevo preso a £1, come vedete, dalla 3M, questo marchio famoso che fa tanti prodotti per capelli, ed è un protettivo per, appunto, per capelli, per piastre e phon. L'avevo preso perché per prendere 3 mini size a £3 e quindi risparmiare invece di prendere le cose sfuse, avevo preso le cose che vi ho mostrato nell'altro video, i detergenti, e poi ho aggiunto questo per fare il terzo pezzo così. L'avevo già preso in passato a delle mie colleghe e si erano trovate comunque bene per lo styling e per proteggere un po' dalle alte temperature, dice fino a 230 gradi di protezione da piastre phon, così. Poi, questo l'ho inserito lo stesso, era al supermercato all'interno delle riviste. Adesso mi sfugge già, mi sa che era dentro Cosmopolitan. Faccio prima farveli vedere così, devo tirarli fuori prima. Come per le altre cose, ecco perché poi ci si incarta così. Comunque sono questi due mini smaltini della Siete, come avete già visto. Questo è un lavanda molto chiaro, e questo qui con effetto caviar manicure, quindi in tutte le palline, se riuscite a capire, è sia lavanda, viola, oro, argento, quindi molto molto adatta ovviamente l'abbinata, ma comunque molto bello questo abbinamento di colori. E questo è Sugar Plum e questo è Ice Queen. Questi qui sta di fatto che erano con la rivista a £2,50, quindi pochissimo, perché sono in vendita anche sfusi questi qua, anche da noi, anche da Sephora, così trovate questi piccoli, ma sono a 5-6 euro mi sembra, quindi assolutamente cose non convenienti, invece là con le riviste si trovano spesso belle offerte, anche da noi che comunque ogni tanto ci sono nelle riviste gli smalti, anche questo periodo i live, così. Poi cambiamo negozio e andiamo da The Body Shop. Da The Body Shop avrete visto nei vlog, ero tornato anche per salutare come ogni volta, ogni anno, Emanuel, e gli chiedevo, non so, c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante? Anzi, principalmente ero tornato per prendere delle cose, vabbè, all'amica di Simona. E io per riprendere quella cremina qua, me l'aveva fatta conoscere lui, uno o due anni fa, non ricordo, ed è questa qui all'aloe, questa linea qui leggermente verdina, se vedete, questo faceva parte di un kit di miniature molto interessante, perché vedete che ad esempio c'era tanto prodotto, non c'ha il fondo finto che poi è pieno a metà il barattolino, quindi c'era veramente tanto prodotto in queste miniature. E mi ero trovato bene con questo Shooting Day Cream. È calmante, leggera, si assorbe subito. Io me l'avevo fatta sempre notare perché loro che non hanno prodotti bio, verdi, non ce li hanno, anche se c'è questa parvenza di verde. Scusate, iniziano i rumori a distanza, ma ci sono, spero mi sentiate. Però questo qua, questa crema è l'unica, mi faceva notare, essere fatta meglio e partire proprio subito gli ingredienti con l'aloe e altre cose belle. C'è un unico ciclometicone, quindi un unico silicone, poi le altre cose dovrebbero andare tutte bene, avena, bisabolo, sì c'è l'alcol alla fine, i conservanti, però niente di così pessimo. E quindi ho preso la versione grande, eccola qua, da 50 ml, e niente, questa qui si asciuga, ve l'ho detto, si asciuga velocemente, comodissima, se poi vi truccate, bella, appunto, bella leggera, piacevole. E appunto spero con l'alto contenuto di aloe che sia realmente un pochettino più calmante, lenitiva, così. Stavo pensando per i prezzi, ma ho eliminato le cose, comunque non mi ricordo, non vorrei sparare una cosa per l'altra, comunque guardate il sito, i negozi dei Body Shop, io che non conosco bene, quindi
non mi ricordo esattamente i prezzi, ma tanto li tengono più o meno, li hanno più o meno simili Italia, estero, quindi controllateli voi casomai. Poi ho ripreso questo, se si legge, della linea Hemp, questo burro cacao, anche questo con questa parvenza verde, queste fogliolone, è per very dry skin, quindi super super idratante, pelle ultra secca. E questo l'avevo fatto conoscere anche in questo caso lui, mi sembra nel 2012, insomma una delle ultime volte in cui sono tornato d'inverno, non avevo il burro cacao e mi ha detto guarda prova questo perché per l'inverno è ottimo, appunto super idratante, piacevole, non ha una fragranza particolare fastidiosa, e infatti me l'ho trovato molto bene, quindi l'ho ripreso. E poi vi stavo facendo vedere questo, pensavo che avessero finito le campane e invece no, adesso si fanno la loro cantatina. Niente, proseguiamo perché tanto vanno avanti per un po' o sto fermo una vita. Comunque vi stavo facendo vedere questo qua, questo burro alla camomilla struccante in questa bella latta da 90 ml. E appunto questo me l'ha fatto conoscere, in questo caso lui, e me l'ha fatto notare come cosa molto interessante. È un prodotto forse recente, non so, forse magari non è uscito da tanto tempo. Come vedete appunto è proprio burro solido, si trasforma subito in olio, molto molto untuoso, molto burro di karité. Infatti effettivamente è composto dalla la grande maggioranza questa, appunto questo burro, da burro di karité. E poi ci sono vari altri oli, estratti belli, quindi in questo caso non c'è niente di sintetico, non c'è nessun silicone, niente di così strano. E questo è struccante, fra l'altro camomilla fair trade. Appunto è struccante, lo proverò casomai quando si hanno addosso cose più fondotinta, cose più fastidiose, rognose, magari da togliere bene, appunto più che altro nella stagione invernale. Dovrebbe essere una cosa simile tipo al Take the Day Off di Clinique, effettivamente molto bello, però anche molto sintetico. E basta, anche qui stavo ripensando al prezzo ma non me lo ricordo, quindi non vorrei dire una cosa per l'altra. Poi, da evviva che le campane hanno finito, e come vi dicevo invece una volta, la cosa tremenda è che non siamo neanche tanto vicini qua dal campanile, però si fa sentire anche se è piccolissimo lì, che alla mattina, e poi me l'avete spiegato, alla mattina fa 56 colpi, alle 7 di mattina. Comunque, proseguendo con i prodotti da Whole Foods, quindi quello fantastico, tutto bio, tutto bello, questo supermercato al piano superiore, vi ho sempre fatto notare che c'è il mini market con tutte le cose bio, ho provato a prendere questo sanitizzante mani, questo di Bentley Organics. Allora, come potete un po' leggere, c'è la percentuale di aloe, ammazza, stecchisce, non so tutto, e senza alcol, garantisce 125 applicazioni circa, senza parabeni, senza profumo, effettivamente non sa di niente. Non so con cosa effettivamente riesca ad uccidere, tra i pochi ingredienti, tra l'aloe e poco altro, e limone aurantium amara, deve essere quello forse che è l'unico che riesce a uccidere, perché non ci sono altre cose che hanno un effetto antibatterico, secondo me, boh. Comunque non ho indagato, e c'ha questo applicatore, come avete intravisto, che fa schiuma, questo applicatore a spuma, quindi fa una bella, ne basta una pompata unica, fa una bella noce di spuma, ce lo si passa, solito, è acquoso, leggerissimo, non dà fastidio, e la cosa positiva rispetto a quelli che magari hanno un odore forte, anche una profumazione buona, ma poi se sei in giro cerchi un pochettino di sgrassarti, pulirti le mani, appunto igienizzarle per quel che si può, magari dopo ci mangi il panino e ti senti l'odore forte del detergente, non è magari sempre piacevole. Poi non lo so se funzionano,
Non so se effettivamente abbattono i batteri sulle mani, però dico magari un po' aiutano sempre per igiene. Poi, sempre lì sopra Whole Foods, ho preso questo di Avalon Organics. Questo shampoo, quindi americano, ha quell'apertura qua che io non amo particolarmente. Dicono che sia più resistente e che non si rovesci. Ecco che compare Nino. Non so se lo state vedendo. Miracolo. Cucù. Grazie mille ancora per tutti i messaggi, davvero. Non so come ringraziarvi in Facebook così. Perché vedete, adesso sta meglio, non so se hai capito, in quel nanosecondo qua. Dopo che appunto è stato male, che ha avuto sto ictus, è sempre tutto così, perde l'equilibrio, è giratondo, è perso, insomma, ho detto mille robe. Adesso incrociando le dita sembra meglio, quindi proseguo a fare le solite cose, riesce a fare quasi anche benino le scale. Vediamo se prosegue meglio. Quindi grazie a tutti per il sostegno, parole e infondere qualcosa di positivo. Andiamo avanti giorno per giorno, vediamo come va. Comunque, stavo dicendo di questo. Questo shampoo americano simile allo Shul più o meno, perché sa un po' di camomilla, limone, con questo olio essenziale, vitamina E, tanta aloe, perché anche questo parte proprio con l'aloe, poi vengono altre cose, poi viene l'acqua, quindi sicuramente tanta aloe. E stranamente, pur essendo al limone, non è di quelli super sgrassanti, dato che il limone sono shampoo per capelli grassi, cute grassa, così. È proprio per normali capelli, cute normale a secca. Quindi, insomma, mi è piaciuta questa cosa. L'ho usato poche volte, perché insomma, tra tutte le mille cose, tra tutti i mille shampoo che ho, l'ho usato poco. E questa bella bottiglia da 355 ml, tutta riciclata, era in sconto tipo a 6,90 pound invece di 9 pound, una cosa del genere. Quindi detto questo vi faccio vedere l'ultimo pezzo e poi le cose, solo le cose un po' più extra. È questo smalto Liquid Sand, come vedete, quindi un sabbiato di OPI. Era in offerta da Harrods, avevo postato anche qui le fotografie di questi cestoni pieni di OPI a 6 pound. Questo è un viola blu inchiostro più o meno, con questo effetto dorato, questi glitter super brillanti, bellissimo, ed è il 67 F67 Alcatraz Rocks. Adesso ve lo faccio vedere, si sta spostando tutto il sole, non lo so cosa succede adesso stamattina, di solito gira diversamente, forse sarà perché siamo a fine estate. Dov'è il sole? Accidenti, prima era lì davanti a me, eccovelo qua. Ecco quello qui, vedete, penso che si veda il blu viola e il super glitter. Adesso eccomi qua, sono rientrato, non ero più convinto del sole, tutto qua addosso, avete visto, non riuscivo comunque a zoomare, non ero più soddisfatto, quindi basta. Rientriamo con le mie solite luci e stavo proseguendo col dire, appunto, io acquisti normali di un ragazzo normale a Londra, no, non potevo farli, quindi anche stavolta, come gli anni scorsi, ho inserito anche i farmaci, appunto, io tanto acquisto di tutto di più, lo sapete. Quindi due parole sui farmaci che ho preso, come ad esempio classica qua, aspirina a 300. Questa la usano i miei, insomma, c'è la fissa loro dell'aspirina che funziona meglio per le vie respiratorie quando c'è qualcosa che un punto compromesso un po' le vie respiratorie negli stati pseudo influenzali. Contenti loro, anche se continuo a dire che comunque non fa bene, come qualsiasi farmaco, ma in particolare forte e aggressiva per lo stomaco, comunque fissa loro. E appunto anche gli altri farmaci, come sempre, li prendo, ma fortunatamente non che li utilizziamo molto, però sono quelli proprio così di primo utilizzo per dolori, febbre, fastidi vari, così, estati quindi influenzali. Io considerate che fortunatamente, incrociando le dita, comunque ho preso la prima volta in vita mia un antibiotico a 28 anni suonati, perché l'avevo preso un anno fa, che mi aveva dato la reazione allergica, quindi fortunatamente non siamo quelli che prendiamo farmaci così. Ripeto anche adesso sempre la mini premessa, anche se ve li mostro, no? Quindi giro poi man mano i vari negozi e supermercati, quindi Tesco propone le sue 16, in questo uguale identiche di
paracetamolo, quindi tachipirina da 500, a meno, poco meno di un pound, 90-99 centesimi. Ma Superdrug proponeva, appunto, io ero alla ricerca di un'offerta, e Superdrug proponeva le sue 16 uguali identiche, già sono a 46 centesimi. E la seconda è half price, quindi metà prezzo per la seconda scatola. Quindi ne ho prese alcune, e insomma, anche se è da 500, quindi non so, noi da adulti prendiamo la tachipirina 1000, comunque anche raddoppiando qua la spesa non riesce ad arrivare ai 4-5 euro di una scatola di tachipirina qua delle nostre, che possiamo prendere noi in farmacia. Quindi i prezzi, vedete, sono sempre ultra bassi per queste poche cose. E poi queste bustine, anche qui erano sui 39 centesimi, mi sa. Queste bustine paracetamolo 6,50, un po' di più, e sarà una bevanda calda al limone. Non è il Tachifludec questo, perché c'era anche il Tachifludec, ma costa di più, costa parecchio di più. Questo qui è solo paracetamolo. Quindi spese, anche farmaci fatte. Poi l'ultimissima cosa, il top degli acquisti che avevo mostrato quando ero a Covent Garden, avevo tirato fuori la borsettina, questa qui Chanel, abbellita con questi piccoli gadget. Questo che ricorda che abbiamo fatto acquisti appunto a Covent Garden, al loro store. E adesso vediamo se riesco a farvi vedere, penso qui sul bianco, non so come chiamarlo, questo logo qua, perché sì, penso si veda meglio qua sul bianco. Vedete che è un insieme di boccettini vari, rossetti, smalti, non so, io ci vedo dentro un po' di tutto, no? In questo charm, non so come chiamarlo, se è un charm o boh. Questo non è un portachiavi, non so bene l'utilizzo, sono solo abbellimenti. Comunque, questa è la borsettina. L'acquisto è stato un Illusion d'Ombre, perché anche qui ero con Simona. Lei ha preso questo perché era in edizione limitata e ormai non si trova più qua da noi. Lì ce n'erano ancora alcuni pezzi. Quando l'ho visto dal vivo, ho detto: beh, sì, merita indubbiamente. Questa è la solita confezione con dentro questo pennellino, vedete che è tipo un po' angolato, piatto e angolato da montare, appunto si spezza in due. Non so mai a cosa servono questi pennellini applicatori, sono veramente un po', lasciano il tempo che trovano. Solitamente la maggior parte, appunto, non mi sembra di grande utilità. E questo qui è il 97 New Moon, andiamo a scoprirlo perché è stupendo, meraviglioso. Allora, adesso vi faccio vedere il colore, così luci fredde, appunto qua all'interno della mia stanza, con neon e farette luci fredde. Allora, vedete un po' qua, sembra semplicemente, ok, mi direte, ok, sembra un solito argento un po' rosato. Spero si possa capire anche da qua, magari zoomiamo un po'. Vediamo se riesco. Eccoci qui. Qui sotto. Sotto questa luce diretta, no, non brilla particolarmente. Adesso ve lo faccio vedere meglio, appunto perché mi sposto, lascio spazio qui, magari inserisco appunto il bel video che ho fatto fuori sotto la luce del sole, e vedrete come proprio brilla con questi glitter oro argento, e c'è anche una tonalità viola viola lilla. È veramente spettacolare questo qua. Quindi poi prelevando, adesso spero che il video stia andando e che voi vediate bene i colori, poi prelevandolo e applicandolo, adesso io lo metto un po' e vi faccio vedere una cosa così, vi faccio vedere come può sembrare qua. Allora, è un solito, vediamo, okay, se si vede così è un solito rosa antico, e poi vedete, colpito dalla luce diventa meravigliosamente luminoso e glitterato. Adesso non si nota molto il glitter, ma è puro, anche qui, puro glitter da tutte le parti, luminosissimo. Niente,
Spero che abbiate visto bene anche dal video. Questo qua poi è bello che basta applicarlo anche col dito, per quello che questi pennellini non so se servono molto. Basta il dito, fa questa base luminosa, splendida appunto, o poco o tanto, lo si riapplica. Bellissimo. Questo qui niente, l'avevo portato per mia mamma che lo adora, adesso deve andare. Fra un po' deve andare a nozze e quindi voleva fare qualcosa un po' più, qualcosa di diverso, appunto anche serale. Adesso vediamo, comunque le piace molto. Niente, questo è tutto, mi sono dilungato anche qui tantissimo, adesso metterò assieme il video, vediamo. Grazie di aver seguito tutto, voi commentate liberamente come al solito, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!